Ciao a tutti amici del Lettore Medio, io sono Claudia. Oggi voglio parlarvi del primo volume di una saga che promette di essere molto speciale. Si tratta di Le Maree Nere del Cielo, appunto il primo volume della saga del Tensorato, edito da Mondadori e scritta da Neon Young. Si tratta di un volume fantasy che è ambientato in un mondo che ci ricorda comunque un po' la Cina medievale, un mondo molto speciale dove ci sono delle persone che sono dotate di poteri straordinari, tra cui appunto i protagonisti di questa storia. Mokoya e Akeya sono fratello e sorella gemelli, nati appunto dalla protettrice del Tensorato. Una donna terribile e temibile che si diverte a assoggettare chiunque al suo volere. Mokoya e Akeya crescono appunto nel timore di questa madre, ma vedremo come con il passare del tempo e degli anni fratello e sorella prenderanno strade diverse e si rapporteranno alla figura della madre in modo diverso, una cosa che è veramente molto interessante da leggere e sono sicura che nei prossimi volumi sarà approfondita ancora di più. Infatti, diciamo che se proprio devo trovare un difetto a questa lettura è che, essendo solo il primo volume di una saga, ci sono ovviamente molti elementi che al momento non sono stati ancora sviluppati completamente e quindi sono rimasta con la curiosità di sapere cosa succede, dove ci porteranno le scelte che Mokoya e Akeya fanno durante questo percorso. Forse ad alcune di queste domande e dubbi si sarebbe già potuto rispondere con qualche scena in più, mentre invece, ecco, in alcuni passaggi ho avuto un po' la sensazione che si facessero dei salti temporali un po' eccessivi, ma voglio comunque fidarmi della lettura e pensare che nei prossimi volumi avrò tutte le risposte che stavo cercando. Per il momento diciamo che si ha l'impressione di leggere quasi, diciamo, un passo mitologico o comunque una leggenda, una fiaba, piuttosto che un romanzo moderno, proprio perché anche i personaggi che ci vengono presentati a volte sembrano rimanere un po' sulla superficie della carta. Non si entra proprio in profondità di essi, secondo me, perché appunto ci vengono quasi presentati come dei personaggi mitologici, eroici in un certo senso, e quindi in alcuni punti secondo me non si bada molto all'umanità di questi personaggi. Anche il mondo esplorato secondo me avrebbe dovuto essere esplorato un pochino di più, proprio perché è molto affascinante e ha ovviamente una serie di regole, soprattutto per quanto riguarda la magia, che comunque noi conosciamo man mano insieme ai personaggi, ma secondo me non vediamo quanto avremmo voluto. Quindi spero vivamente che nei prossimi volumi il mondo venga espanso e che quindi avremo modo di visitarlo e di vederne le bellezze, ma anche i pericoli ancora di più. La traduzione del volume mi è parsa molto buona, non ho fatto assolutamente nessuna fatica leggendo, mi è parso tutto molto scorrevole, è stata comunque una lettura che ho finito in un paio di giorni. Tra l'altro si è presa la decisione di utilizzare la Schwa per avere un linguaggio inclusivo, visto che Mokoya e Akeya all'inizio del romanzo non hanno un genere, poiché appunto in questo mondo i bambini fino a, diciamo, l'adolescenza più o meno non hanno un genere, ma possono poi scegliere appunto a quale genere appartenere. Ammetto che all'inizio ho fatto un po' fatica ad abituarmi all'uso della schwa, anche perché io non la ritengo una buona soluzione per avere appunto un'inclusività di genere nella lingua. Sono assolutamente a favore dell'inclusività, ci deve essere, però secondo me non abbiamo ancora trovato la soluzione linguisticamente giusta. Detto questo, sono comunque molto contenta che si sia cercato di rispettare questa inclusività e, insomma, non assegnare un genere ai protagonisti all'inizio del romanzo, rispettando quindi l'assenza di genere, ecco. Apprezziamo il tentativo. Ho ascoltato anche l'audiolibro e lì diciamo che non è stato possibile rendere appunto questa inclusività nel linguaggio e ho letto che ci sono stati comunque pareri molto contrariati da questa cosa. Io capisco, però allo stesso tempo non so come altro si sarebbe potuto rendere, visto che purtroppo l'italiano è una lingua fondata sul genere. Diciamo che se l'argomento vi sta veramente veramente molto a cuore e vi triggera particolarmente, magari evitate di ascoltare l'audiolibro, perché appunto non rispetta l'inclusività che viene data invece nel testo scritto. Per il momento io mi fermo qui, sicuramente avrò molte più cose da dire quando avrò proseguito la lettura degli altri volumi, quindi mi raccomando, tornate per scoprire cosa ne penso dei volumi successivi. Vi abbraccio, scrivete nei commenti cosa ne pensate e vi saluto.